E buongiorno, ed ecco che adesso vi preparo un ottimo dessert, buonissimo sia per la colazione o per lo spuntino. Vi faccio vedere. Ho sbriciolato in questo sacchettino due o tre biscotti, non di più, che vado a versare nel mio bicchiere. Così, in maniera che facciamo la base sotto, in questo modo. Dopodiché verso un po' di caffè o un po' di orzo, cosa preferite voi, insomma, in maniera che lo vado un po' a compattare. Ecco, guardate che bontà che viene fuori. Dopo, una volta compattato il biscottino sotto, o potete mettere anche una fetta biscottata integrale. Questi sono dei biscotti integrali. Dopodiché prenderò il mio yogurt magro, yogurt greco magro al caffè. Vado a mettere dentro questa ciotolina che ho messo un po' di ananas. Ma preferite voi la frutta che più vi piace. Vado a mettere dentro il mio yogurt. Ecco, lo amalgamo bene con la frutta. Metto, importantissimo per una sana colazione proteica, che va, andiamo a sciogliere la massa grassa, la massa magra. Facciamo un misurino perché io la mattina non riesco a mangiare tanto, quindi preferisco un misurino che sono sicura che affronterò la giornata al massimo. Sì, perché questa è una polvere liofilizzata proteica che scioglie la massa grassa, la massa magra. Vado a inserire dentro la mia coppettina questa polverina. Amalgamo tutto in maniera che si compatta bene tutto. Ecco. Verrà fuori veramente un dessert gustosissimo. Lo potete preparare con i vostri amici. Si presenta un buon dessert da prendere quando si vuole, anche come dolce serale o merenda pomeridiana, insomma. Ecco, una volta miscelato bene lo yogurt con la frutta, lo vado a inserire dentro il mio bicchiere. Ecco qua. Sperando che non riesco a fare dei danni. Arrivo, eh? Ed ecco qua, guardate che coppa che viene fuori. Stupenda, gustosa, proteica, per affrontare una giornata al meglio. E sì, ragazzi, perché dobbiamo mettere delle proteine in corpo e dobbiamo aumentare anche le difese immunitarie. Per finire metteremo un po' di granellina di pistacchio, mettete del cacao, quello che più vi piace, insomma. Ecco, metto un po' di granellina di pistacchio ed ecco qua la mia super coppa fantastica. Vedete? E allora, buon dessert e ci vediamo presto. Seguitemi, aspetterò che mi mandate un ok se volete la ricetta. Buona giornata.